Ciao a tutti diavoletti, io sono Francesca, la fan di Anto e Vinci, ma c'è un problema, non trovo né Anto né Vinci da nessuna parte. Oh, lasciate un mi piace per farli apparire. Cosa è successo? Dove eravamo? Non lo so. Francesca, diavoletti, questa personcina è la nostra fan. Sì, e io sono un pinguino. Noi siamo vestiti da... pinguino, guardate, Vinci è proprio un pinguino e ha delle zampette molto particolari. Sì, le zampette sono la parte più bella di questo costume, non è così? Sì, e io sono un prigioniero, guardate, sì. Sono proprio un prigioniero scappato dalla prigione. Esatto, mentre tu ci hai richiamati qui. Ok, come stai? Tutto bene. Ma io voglio farvi una domanda, diavoletti! Avete 3 secondi per rispondere! Allora, quando è il vostro compleanno? Il mio è l'11 aprile, quindi si sta avvicinando! Il tuo? Il mio è il 31 agosto! Molto lontano! Il mio si sta avvicinando! Bene, il mio è il 5 luglio! Esatto! Che bello! E diavoletti, quando è il vostro compleanno? Commentate! 3! 2, 1, cosa? Questo è bellissimo. Che bello! E adesso salutiamo Federico. Ciao Federico. Ciao Federico. Ciao Federico. Vinci, salutiamo tutti insieme Federico. 3, 2, 1, ciao Federico. Ok, adesso Vinci, cosa facciamo oggi visto che tu sei un pinguino? Io avevo intenzione di divertirci? Divertirci? Sì. E cosa vogliamo fare? Sì, diavoletti, siamo, sì. Noi siamo con la nostra fan. E tu cosa vuoi fare oggi? Qualsiasi cosa. Diavoletti, cosa vuole fare la nostra fan? Possiamo giocare a nascondino? Giocare a nascondino? Sì, nascondino nel tuo colore. Ognuno sceglie un colore e poi si nasconde nel colore che esce. Oh, ma aspettate, abbiamo dimenticato una personcina. Il nostro cagnolino? Sì, diavoletti, il nostro cagnolino vi saluta. Oh, scusaci, Hop. Vi ha dato un bacino. Ok, gli abbiamo dimenticato un'altra cosa. Ah, sì, il compleanno del nostro cagnolino è il 13 novembre. Wow, voi siete felici? Sì, sì, sì. Ok, diavoletti, oggi io e Vinci siamo vestiti da pinguino e da prigioniero. Vi piace? Le zampette sono super bellissime. Aspetta, fammele toccare. No, non toccare le mie zampette. Perché non posso? Perché sono molto delicate e non possono essere toccate. Ok, Vinci, ma io devo dirti una cosa, vieni qui. Cosa allora, succede? Io ho veramente molta paura perché la nostra fan è proprio dentro casa nostra. Non è che qualcuno viene a rapire la nostra fan? Sì, potrebbe essere molto pericoloso. Io sono veramente molto preoccupato, sono veramente molto preoccupato. Dobbiamo fare molta attenzione. Eh sì, secondo me qualcuno verrà a rapire la nostra fan. Vinci, ma aspetta, il tuo telefono è molto strano. Perché si sta bloccando? Cosa? Non capisco. Francesca, vieni qui. Il telefono di Vinci si sta bloccando. Chi è che si lamenta? Diavoletti, ma chi è che sta piangendo? Non capisco. Vinci? Ma perché stanno piangendo? Bamba, Nopila, Bambalena. Ma perché Bambalena? Vinci, Francesca, abbiamo bisogno di aiuto. Ci aiutate? Sì! Va bene, allora uno di voi deve trovarci. Francesca, esci dalla casa di Anto e Vinci e vieni a trovarci. Siamo feriti. Siamo per strada feriti. Sono tutti feriti. Vieni subito. Francesca, rispondi. Va bene. Va bene, ti aspettiamo. Cosa? Arrivo. Diavoletti. Ok. Sì, Vinci, sono feriti, sono feriti, dobbiamo soccorrerli. Ehi, Francesca, hanno chiesto di... farti uscire dalla nostra casa. Sì, hanno chiesto il tuo aiuto, quindi adesso tu dovrai uscire da qui e andare a cercare e soccorrere i mostri di Garten of Man che si trovano proprio per strada. Oh no, potrebbe trattarsi di una trappola, quindi devi fare molta attenzione. Hai paura? Sì. Ok, Francesca, io apro la porta e tu esci, va bene? Va
Va bene. I mostri di Gartenno Ben Ben hanno chiesto il tuo aiuto, quindi devi aiutarli. Ok, e se troverai i mostri di Gartenno Ben Ben, devi solo urlare Anto Vinci, ok? Ok. Dai, esci, diavoletti. Ok, Hop, vieni con me. Ok, fa molta attenzione. Francesca, ci vediamo. Sì, prudente, i mostri di Gartenno Ben Ben potrebbero essere molto pericolosi. Sì, ma adesso sono in pericolo, sono feriti, quindi vai a trovarli. Dai, vai. Diavoletti, la nostra dai, fan sta uscendo. Oh, oh no. Oh, cosa? Dov'è Francesca? È lì. Oh, guarda. Dov'è? No, non vedo nessuna... Cosa? Francesca! Ci senti? Sì. Attenzione, perché un mostro di Gartenno Ben Ben potrebbe essere dietro di te. Perché sta correndo? Francesca! Forse ha visto Jumbo Josh? Oh, ancora niente. Continua, diavoletti. Oh, un mostro di Gartenno Ben Ben! No, è soltanto una persona. Oh. Francesca, continua a cercare perché i mostri sono feriti. Dobbiamo... Attenzione, ci sono le macchine! La nostra fan potrebbe essere investita. Vinci, ha trovato qualcosa! Vinci, cosa ha trovato? Diavoletti, ha trovato qualcosa? Francesca, hai trovato qualcosa? Oh, ok, corri subito qui, corri subito qui. Ok, diavoletti, sta prendendo la cosa che ha trovato. Cosa c'è in quel sacco? Non lo so, c'è qualcosa in quel sacco. Porta quel sacco qui. Sta correndo, diavoletti, ha preso quel sacco e sta correndo. Quindi questo significa che in quel sacco c'è qualcosa di molto importante. Francesca ha preso qualcosa? Diavoletti, cosa c'era lì? Adesso stiamo per vedere tutti cosa ha preso appena Francesca dalla strada. Oh no, potrebbe trattarsi... Dei mostri di Gartenno Ben Ben feriti? Vinci! Lo scopriremo presto. Vinci, io ho veramente molta paura. Secondo me i mostri di Gartenno Ben Ben vogliono rapire la nostra fan. Oh, e cosa pensi che si nasconda in quel sacco? Non lo so, Vinci. È la nostra fan oppure sono i mostri di Gartenno Ben Ben? Esatto, l'ho pensato anch'io. E se i mostri di Gartenno Ben Ben avessero rapito la nostra fan prima che ci portasse quel sacco? Ok, sta continuando a bussare. Qualcuno sta continuando a bussare. Bene. Guardate! Cosa hai trovato? Perché Francesca? Sei cosa? Vinci? Oh, sono tutti mostri di Gartenno Ben Ben feriti! Sono veramente in pessime condizioni. Vinci, cosa, guarda! Cos'è successo? Hopi la Bird è ferito! Oh, guarda cos'ha! Sono tutti feriti, guarda l'ala di Hopi la Bird! Sono tutti feriti! Oh, oh no! Vinci, guarda Jumbo Josh! Jumbo Josh? Il braccio rotto? Sì. Ha il braccio rotto? Jumbo Josh ha proprio il braccio rotto. Oh no. Aiuto. Aiuto? Stanno gridando aiuto? Oh no, quindi questa non era una trappola. Ok, diavoletti, stiamo soccorrendo i mostri di Gartenno Ben Ben. Oh, sono in pessime condizioni, sul letto, sul letto. Vinci, dobbiamo subito soccorrerli. Dobbiamo soccorrerli. Ok, mettiamoli sul letto, mettiamoli sul letto. Bravi. Ci avete trovati. Adesso dovete farci guarire. Sbrigatevi. Dovete seguire le nostre regole. Regole? Fateci guarire o succede qualcosa di brutto. Cosa? Rapiremo qualcuno. Rapiremo qualcuno? Vinci? Cosa? Ok, prendiamo i guanti, prendiamo i guanti. Sì, allora dobbiamo metterci all'opera. Adesso dobbiamo diventare i dottori dei mostri di Gartenno Ben Ben, che sono veramente in pessime condizioni. Guardate Captain Fiddles. Oh, ha bisogno Vinci, proprio di una bella Vinci. Ripulita. Io ho i guanti gialli, il mio colore preferito. Ok. E tu hai i guanti di colore verde, bene, il tuo colore preferito. Ok. E Francesca di colore arancione. Okay, Vinci, sbrigati. Dobbiamo far guarire i mostri di Gartenno Ben Ben. Se no, Vinci, succede qualcosa di brutto. Se non li facciamo guarire, ti rapiranno, Francesca. Okay, da chi iniziamo? Da chi iniziamo? Iniziamo. Sono tutti feriti al massimo, quindi hanno bisogno praticamente tutti dello stesso aiuto. Da chi iniziamo? Iniziamo da Bambalena, perché ha una ferita proprio qui. Ha una ferita mega gigante. Sì, iniziamo da Bambalena. Diavoletti, dobbiamo far guarire Bambalena. Vinci, prendi, prendi. Ok, inizio io. Il primo personaggio lo curo io, ok? Diavoletti, allora, per prima cosa prendiamo un cotton fioc.
Ecco fatto. Sì, di certo per strada avrà le orecchie tutte sporche, non credi? Esatto. Francesca, dobbiamo stare molto attenti, devi essere prudente. Sì. Esatto. Ok, diavoletti, non è che all'improvviso i mostri di Garten Obenben si arrabbiano e rapiscono Francesca? Oh no, sono troppo feriti per arrabbiarsi, ma potrebbe succedere. Ok, puliamo le orecchie di Bambalena. Vinci, guarda! Oh, come non detto. È uscito tantissimo sporco. Sì, il cotton fioc è diventato giallo come i tuoi guanti. Ok, basta pulire le orecchie. Ok, passiamo subito al bagnetto perché ne ha proprio bisogno. Ok. In pessime condizioni. Diavoletti, adesso facciamo un bel bagnetto a Bambalena. Vinci? Sì, okay. Sapone e spugna. Ok. Ok. Francesca, devi essere prudente, sì. E devi mettercela tutta. Ok, Vinci, adesso dammi tanto sapone, tanto sapone. Bambalena ha bisogno di una bella pulita. Ok, diavoletti, stiamo pulendo Bambalena. Sulla ferita. Ok, riusciremo a far guarire Bambalena? Certo che sì. Ok. Certo. Oh, già sta cambiando aspetto, vedi? Sì. Sì. Diavoletti, Bambalena sta guarendo. Stiamo pulendo per bene le mani, tutto per bene. Secondo voi riusciremo a guarire tutti i mostri oppure ti rapiranno? Ci riusciremo. Ok. Ok, diavoletti, dobbiamo riuscirci. Ok, abbiamo fatto. Abbiamo pulito Bambalena e stiamo pulendo anche la ferita, guardate. Che okay. Dopo chiuderemo, giusto? Dobbiamo chiudere la ferita di Bambalena. Con dei cerotti. Ok, un asciugamano, Francesca, sbrigati! Dai. Sì. Un asciugamano, dov'è un asciugamano? Eccolo. Ok. Francesca, dai. Sbrigati, non a tempo, Bambalena, non a tempo. Ecco. Ok, diavoletti, Bambalena, non a tempo. Oh no, la ferita si sta facendo sempre più gigante, quindi dobbiamo subito mettere Bambalena sul letto e... Dobbiamo chiudere la ferita di Bambalena. Ecco. Dammi cerotti, Vinci, dammi cerotti. Francesca, anche tu hai paura? Sì. Ok, diavoletti, chiudiamo la ferita di Bambalena. Dai, piano piano. Dai, Bambalena sarà veramente... Un processo di un minuto. Ok, Bambalena, devi stare calmo. Io ho molta paura. Ha paura? Oh, dai, aspetta. Ok, aspetta un attimino, sto prendendo i cerotti. Ok, diavoletti, adesso apro tutti i cerotti. Per chiudere questa ferita mega gigante. Eh sì, questa ferita mega gigante si deve chiudere. E poi, Anto, ho una domanda, non sappiamo ancora come... Si sono ridotti in questo modo? E se un mostro più potente di loro? Vinci, chiudiamo la ferita di Bambalena. Ok, mettiamo il primo cerotto. Ecco fatto, ho messo il primo cerotto. Adesso pian piano chiudiamo tutta la ferita. Sì, forza. Chiuderemo tutta la ferita, piano piano. Vinci, ecco fatto, ho chiuso la ferita di Bambalena. Adesso va molto meglio, non è così? Sì, guardate, diavoletti. Vinci, ma aspetta. Ho fame. Ok, diavoletti, facciamo mangiare Bambalena. Ok, qui abbiamo le posate. Vinci, hai le posate? Sì. Dobbiamo sbrigarci. Ok. Bambalena, devi stare al riposo. Bambalena deve subito mangiare. Ok. Vinci, fa molta attenzione perché Bambalena ha una ferita super gigante. Ok, Bambalena. Piano piano. Apri la bocca. Piano piano. Ha mangiato tutto. Ok. Ok, Bambalena ha mangiato. Adesso ha bisogno solamente di una bella dormita. Ok, Bambalena, adesso devi riposare. Vinci, guarda, sta dormendo. Bambalena ha chiuso gli occhi. Ok, Francesca, dobbiamo stare zitti, se no Bambalena potrebbe svegliarsi. E adesso che sta molto meglio potrebbe sul serio rapirci, quindi dobbiamo fare molto silenzio, sta riposando e non possiamo disturbare Bambalena. Ok, Bambalena sta riposando. Ok, Bambalena sta dormendo. Ok, Anto, ma Bambalena era solo uno dei primissimi personaggi da guarire, ma guarda qui chi c'è. Oh no, dobbiamo guarire Jumbo Josh, guarda Jumbo Josh! Sì, il prossimo è proprio Jumbo Josh perché è in pessime condizioni. Ok. Io prendo il braccio. Vinci, noi non possiamo fare il bagnetto a Jumbo Josh perché Jumbo Josh ha bisogno del suo braccio. Quindi rimetteremo prima il braccio a Jumbo Josh e poi... Gli faremo una bella pulita. Ok. Dobbiamo assolutamente aiutarlo. Ok.
Francesca? Dobbiamo subito aiutare Jumbo Josh. Prendiamo un cerotto, prendiamo un cerotto. Ok. Ok, diavoletti. Adesso ho preso il cerotto, ho preso il cerotto. Già. Ok, sto unendo il braccio. Piano, 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 piano. Ok, Vinci. Abbiamo messo il braccio a Jumbo Josh, ma dobbiamo stare molto attenti. Adesso Jumbo Josh ha bisogno di una bella pulita perché è veramente molto sporco. Grazie. Ok, Jumbo Josh, vieni a fare un bagnetto. Andiamo, Francesca, forza. Guarda, Vinci, il braccio di Jumbo Josh. Il braccio di Jumbo Josh è unito. Eh sì, è stato appena rimesso. Quindi dobbiamo essere molto prudenti. Vinci, fai con molta cautela. Attenzione. Sì, sto facendo attenzione. Dobbiamo solo un po' pulirlo. Ok, diavoletti, stiamo pulendo Jumbo Josh. Perché tutto sporco, secondo me è stato investito. Oh, Francesca, hai trovato i mostri di Garten No Ben Ben in pessime condizioni. Esatto. Oh, mi dispiace tantissimo. Anche a me. Ok, Vinci, adesso stanno bene. Adesso stanno bene. Sì. Vinci, guarda i denti di Jumbo Josh. Sono sì. tutti gialli. Sono tutti gialli, quindi ha bisogno di un... di una bella lavata di denti. Sì, ha bisogno di una bella lavata di denti. Ok, Vinci. Dobbiamo subito lavare i denti a Jumbo Josh, diavoletti. E se i mostri di Garten No Ben Ben rapissero la nostra fan? Oh no, perché continui a pensare questo? Ok. Allì, dai. Diavoletti. Oh, Jumbo Josh, hai i denti veramente tutti gialli, quindi una spazzolata. Diavoletti, li stiamo lavando, li stiamo lavando. Francesca, fa molta attenzione perché un mostro di Garten No Ben Ben potrebbe... rapirti, quindi guardati sempre le spalle, tutto bene? È quello che sto facendo. Okay. Ti stai guardando le spalle? Sì, sì. Sì, okay. Mentre noi laviamo i denti di Jumbo Josh. Ok, Vinci, stiamo lavando i denti a Jumbo Josh. Oh, no, non mordere lo spazzolino. Ok, Vinci, Jumbo Josh è come nuovo. Guarda il braccio, oh. Si è unito. Sì. Il braccio è veramente come prima. Ottimo okay. lavoro. Sì. Vinci, dobbiamo sbrigarci. Tutti i mostri di Garten No Ben Ben devono stare bene, non devono stare male. Ok, quindi mettiamo Jumbo Josh vicino a Bambalena, sempre in silenzio, ricorda. Ok, adesso Jumbo Josh devi dormire, devi dormire. Oh, ha chiuso gli occhi, diavoletti, Jumbo Josh ha chiuso gli occhi. Ok. Non urlare, Anna. No, no, noi non dobbiamo urlare. I mostri di Garten No Ben Ben potrebbero rapire la nostra fan. Vinci, silenzio. Stanno dormendo, stanno dormendo. Due andati. Okay. Adesso mancano tutti gli altri. Passiamo ad Opila perché... Vinci, facciamo un bagnetto di gruppo. Facciamo un bagnetto di gruppo a tutti. Ok? Ok. Oh, poverino. Oh, guardate Opila Bird. Ok, diavoletti. Fa attenzione, potrebbe cadere un mostro e potrebbe farsi ancora più male. Vogliamo fare il bagnetto insieme? Ok, okay. Diavoletti, facciamo un party di Garten No Ben Ben. Sì, un party schiuma. Ok. Diavoletti, stiamo riempendo l'acqua. E adesso fra poco metteremo tutti i mostri di Garten No Ben Ben dentro. Esatto, li immergeremo nella schiuma così saranno come nuovi. Il bagnetto è pronto. Diavoletti, adesso mettiamo Opila Bird. Wow! Poi mettiamo Bam Bam. Poi mettiamo Captain Fiddles. Questo è proprio uno schiuma party. E poi la medusa. Ecco fatto. E mettiamo del sapone perché siete Vinci, veramente... attenzione agli occhi, attenzione a non colpire gli occhi con il sapone. Sì, ma sono veramente molto sporchi. Dai, Stinger Flynn, anche tu Opila Bird, la tua ala. Poi Bam Bam, tu sei veramente tutto sporco. Sono tutti feriti, sono tutti feriti. Oh, Francesca sta carezzando la medusa. Ok, diavoletti, laviamo i mostri di Garten No Ben Ben. Ok, piano piano, Captain Fiddles, piano piano. Oh, Captain Fiddles era tutto ferito. Oh, Captain Fiddles adesso sembra essere molto migliorato. Sì, sembrano essere tutti molto migliorati. Oh, guardate Opila, si sta divertendo in questo schiuma party. Ok, diavoletti, Captain Fiddles è pronto, può uscire. Asciugamano, sbrigatevi, sbrigatevi. Eccola. Oh, dai. Appena dico asciugamano dovete sbrigarvi, se no i mostri si arrabbiano. Ok, iniziamo a mettere Captain Fiddles e poi passiamo agli altri. Ok, ecco Captain Fiddles. Tienilo in braccio. Attenzione, potrebbe cadere. Tienilo in braccio, Francesca. Ok, adesso tocca alla medusa, tocca alla medusa. Tanto sei troppo lento. Vinci, mi sta attirando. Ok, attenzione.
Ok, diavoletti, adesso dobbiamo lavare la medusa. Laviamo la medusa. Ok, sto lavando tutta la testa. Vinci, dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo trattarli bene. Esatto. Ok. Wow. Vinci, ci sono ancora delle macchie. Ok, diavoletti, la medusa può uscire, può uscire. Francesca, asciugamano, asciugamano, asciugamano. È qui, è qui, è qui. Ok, tienili in braccio. Sì. Francesca. Ok, diavoletti, i mostri di Garten Ben Ben, la medusa e Captain Fiddles sono... in ottima forma, adesso arrivano gli altri due che sono ancora molto sporchi. Vinci, adesso devi preparare tu l'asciugamano, devi preparare tu l'asciugamano, perché Francesca ha già due mostri. Diavoletti, attenzione. Oh, Opila, non volare, non schizzare tutta l'acqua. Dai, Opila, soltanto un minutino. Ok, diavoletti, agli uccelli non piace l'acqua. Ecco perché Opila voleva volare via. Sì, ma Opila adesso ne ha proprio tantissimo bisogno, quindi non può fare capricci. Ok, diavoletti, laviamo le ali. Ok, stiamo lavando le ali. Adesso Opila, quasi pronto, quasi pronto. Vinci? È come nuovo. Attenzione, attenzione. I mostri di Garten Ben Ben, speriamo che non si arrabbino. Ok, vinci? Opila è pronto. Dai, Opila è pronto. Sono qui. Attenzione, attenzione, prendi Opila per bene. Oh, no, Opila, non volare. Ok, diavoletti, Opila è lì. Opila in braccio a Vinci. Adesso faccio due carezze ad Opila, magari si calma. Tocca a me. Tocca a me? Ok, Bamban, adesso tocca a Bamban, diavoletti. Oh, guarda, tanto i mostri di Garten Ben Ben sono veramente molto sporchi. Guarda cos'è uscito qui. Tutto sporco? Sì. Ok, diavoletti, facciamo molta attenzione. Laviamo il braccio di Bamban. Ok, quasi fatto. I mostri di Garten Ben Ben staranno bene. Oh, laviamo le orecchiette di Bamban. Guardate, queste sono le orecchiette di Bamban. Ok, tanta schiuma, tanta schiuma. Vinci, anche Bamban è pronto. Anche Bamban è pronto. Io sono qui. Siete tutti pronti? Sì. Per prendere Bamban? Dai. A freddo, Bamban, a freddo. Ok, diavoletti, Bamban e Opila sono pronti. Adesso dobbiamo... Sì, Vinci, sì. Dobbiamo metterli a letto. Abbiamo finito. Sì, il nostro lavoro qui è finito. Ok, sono qui. Vinci, mettiamo tutti a letto, mettiamo tutti a letto. Adesso tocca a Captain Fiddles. Ok. Diavoletti, stiamo mettendo tutti i mostri di Garten Ben Ben a letto. La medusa Stinger Flynn, non dimenticarti di nessuno perché altrimenti potrebbero arrabbiarsi. Ok. Sono l'uno per l'altro. Ho messo tutti a letto. Diavoletti, guardate. Tutti sono a letto. Adesso devono solo chiudere gli occhi. Che ansia. Fra poco dormiranno tutti. Noi dobbiamo fare silenzio. Vinci, io i guanti. Toglietevi i guanti, toglietevi i guanti. Sì. Abbiamo finito. Ma quando abbiamo iniziato questo video, io volevo solamente giocare a nascondino. Vero? Anche io. E poi ci siamo ritrovati a fare i dottori dei mostri di Garten Ben Ben. Beh, l'importante è che adesso stanno bene. Vinci, stanno dormendo? Silenzio, non puoi. Diavoletti, stanno dormendo. Captain Fiddle sta dormendo. Bambalena sta dormendo. Jumbo Josh dorme. Opila dorme. Bamban dorme. Oh, che carini. Oh, la medusa è ancora sveglia? La medusa è ancora sveglia. Medusa, tu quando dormi? No, perché forse la medusa è una guardia. Quando dormi? Oh, Vinci, ha chiuso gli occhi. Wow. Bene, ok, copriamo i mostri di Garten Ben Ben. Stanno dormendo, dobbiamo stare zitti. Quindi possiamo anche ritornare a giocare a nascondino? Sì, Vinci, vieni, vieni con me. Sì, molto lentamente. Diavoletti, abbiamo fatto guarire i mostri di Garten Ben Ben. Sì, sono molto felice. Abbiamo e voi? Fatto un ottimo lavoro. Okay. Ok, Francesca, dobbiamo fare molta attenzione. Adesso i mostri di Garten Ben Ben sono in casa nostra e stanno dormendo, guarda. Sì, precisamente nel nostro letto, quindi potrebbe essere molto pericoloso. Dobbiamo essere prudenti e dobbiamo fare molta attenzione. Quindi la prima regola è non urlare, se no potremmo svegliarli. Esatto, e potrebbero arrabbiarsi veramente molto. Ok. Bene. Vinci, adesso chiudiamo la porta. Ok, chiudiamo la porta così abbiamo meno rischio che si sveglino. Ok, chiudiamo la porta. Già, ecco fatto. Abbiamo chiuso la porta. Francesca, che bello! Abbiamo salvato tutti i mostri di Garten Ben Ben. Sono molto felice. Io sono super felice, abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Ok, Vinci, ma chi è che sta bussando? Diavoletti, ma chi è che sta bussando? Francesca, chi è? Non lo so. Ok, diavoletti,
Non è che i mostri di Gartenno Ben Ben si sono svegliati e adesso vogliono rapire Francesca? Ok, Vinci, dobbiamo fare molta attenzione. Entriamo in questa stanza. Entriamo, vediamo cosa succede. Vinci! Cosa? Guarda cosa è successo! I mostri di Gartenno Ben Ben sono diventati reali? Cosa? Oh no, sono tutti reali! Non stanno più dormendo! E sono tutti sul nostro letto? Vinci, dobbiamo fare molta attenzione! Dobbiamo fare molta attenzione! Ecco chi bussava alla porta! Cosa succede? Vinci, cosa è successo? Non entrate! Cosa? I mostri di Gartenno Ben Ben non sono più nel letto e adesso sono in bagno! E hanno scritto non entrate? Perché i mostri di Gartenno Ben Ben adesso sono in bagno? Ok, cerchiamo di entrare. Vinci, no! Non devi aprire la porta. Francesca, sei d'accordo? Sì, non devi aprire assolutamente quella porta. Ok, non si deve toccare. Qui c'è scritto non entrate, c'è un avviso. Ehi! Vinci, non bussare, non permetterti di bussare, mai più! Noi abbiamo guarito i mostri di Gartenno Ben Ben, adesso perché dovrebbero essere arrabbiati con noi? Non ha senso. Vinci, i mostri di Gartenno Ben Ben potrebbero rapirci, quindi... Qui c'è scritto non entrate, e noi non dobbiamo aprire la porta. Oh, anche il nostro cagnolino è molto spaventato. Ok. Vinci, lasciamoli lì dentro. Lasciamo i mostri di Gartenno Ben Ben in bagno. Dove c'è scritto non entrate... Bene. Ok, Vinci. Noi non entreremo mai più in bagno. Non faremo mai più i nostri bisogni. Esatto, perché in bagno adesso ci sono i mostri di Gartenno Ben Ben, quindi è un pochino occupato. Ok, noi abbiamo molta paura. Molta paura? Ho veramente molta paura. E tu? Ho paura di essere rapita. Hai paura di essere rapita? Sì, molta paura. Ansia, ho veramente molta ansia. Perché noi non possiamo entrare nel nostro bagno? Perché il nostro bagno in questo momento, in questo preciso istante, è occupato... Cosa? Adesso siamo in casa vostra. Noi comandiamo qui. Oh. Stanno arrivando tutti i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben. La lumaca, Chef Pigster, Nabnab. Tantissimi mostri. Noi siamo in bagno. Non potete entrare. Non entrate in bagno. Cosa? Aspettate, aspettate. Quindi i mostri di Gartenno Ben Ben stanno facendo una specie di pigiama party nel nostro bagno? Sì, i mostri di Gartenno Ben Ben sono nel nostro bagno. E adesso hai sentito? Sì, stanno per arrivare i nuovi Nab Nab. Chef Pigster, stanno tutti. Arrivando tutti i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben proprio dentro questa casa. È stata tutta colpa tua, Francesca. Perché hai preso i mostri di Gartenno Ben Ben per strada? Ma avevano bisogno di aiuto. Volevano entrare in casa nostra e volevano rapirci. Dopo che noi li abbiamo aiutati. È stata una trappola, questa è stata una trappola. Chi è che sta bussando? Qualcuno sta bussando alla nostra porta. Cosa, Anto? Potrebbe trattarsi dei nuovi mostri di Gartenno Ben Ben. Quindi fossi in te non aprirei quella porta. Oh, diavoletti, e se fosse Chef Pigster? Eh sì, Chef Pigster è il nuovo mostro di Gartenno Ben Ben. Oppure se fosse Stinky Joe? Oh no, diavoletti, dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Qui fuori non si trova solamente un mostro, ma ci sono tutti i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben. Il nostro cagnolino è molto spaventato. Sta sentendo qualcuno bussare alla nostra porta. Non Dai, alzatevi, alzatevi. Cosa succede? Vinci, cosa succede? Non lo so. Aprite la porta, sono arrivati i nostri nuovi amici. Cosa? Aprite la porta, sono arrivati i nostri nuovi amici! I nuovi mostri di Gartenno Ben Ben! Ma perché, Vinci? Guarda, dietro c'è il nostro bagno! Sì. Ma perché siete nel nostro bagno? Si trovano proprio nel nostro bagno, guarda! Che ansia! Si è spento il telefono. Ok, Vinci, dobbiamo subito aprire questa porta! Dai! Ok, diavoletti, adesso dobbiamo aprire questa porta, dobbiamo aprire questa porta. Oh, qui fuori si trovano i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben. Oh. È molto spaventato. Ok, Vinci, adesso apriamo la porta e facciamo entrare i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben. Oh, questo è un vero pigiama party. Sì. Vinci, e se Chef Pigster rapisse Francesca? Oh no. Ok, apriamo la porta, apriamo la porta. Ok, diavoletti,
Tutti i nuovi mostri di Garten no Ben Ben sono proprio qui fuori. Entrate pure, i vostri amici sono in bagno. Vinci? Oh no, stanno per entrare, stanno per entrare. Oh, cosa? Qua? Vinci, sono entrati, sono entrati. E adesso, secondo me, sono in bagno. Diavoletti, tutti i mostri di Garten no Ben Ben, anche quelli nuovi, sono in questo bagno? Non entrate. Ok, Vinci, noi non dobbiamo entrare. Noi non dobbiamo entrare. Cerchiamo di ascoltare, magari riusciamo a capire cosa stanno combinando in bagno. Ok, Francesca, tu vai un attimo in cucina. Perché magari forse potrebbe uscire un nuovo mostro. Noi cercheremo di capire cosa stanno combinando in bagno. Va bene, vado. Diavoletti, Francesca sta andando. Francesca, fa attenzione. Occhi ben aperti. Ok, diavoletti, noi cerchiamo di sentire. Anche il nostro cagnolino sta cercando di sentire. Ok, cerchiamo di sentire. Cosa stanno combinando? Sentite? Ehi, mostri di Garten no Ben Ben, cosa combinate in bagno? Vinci, senti? Vinci, cosa stanno combinando? Ok, cerchiamo di sentire. Il loro piano, diavoletti. Magnifico piano. Abbiamo sentito il piano dei mostri di Garten no Ben Ben. Hanno parlato da soli. Hanno veramente un piano losco in mente. Dobbiamo subito avvisare Francesca. Vinci, noi dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Molto attenti. Ok, andiamo subito ad avvisare Francesca. Ok. Francesca, abbiamo sentito il piano Francesca, malefico. Dove sei? Diavoletti, dov'è Francesca? Oh no, non è che hanno già rapito Francesca? Hanno già attuato il loro piano malefico. Malefico, e noi lo abbiamo sentito solamente adesso. Francesca, dove sei? Francesca? Diavoletti, dov'è la nostra fan? Dov'è? Cosa? Vinci? Francesca? Perché sei dietro la poltrona? Hai avuto paura? Ho molta paura. Diavoletti, dobbiamo stare molto attenti. Francesca, i mostri di Garten no Ben Ben vogliono rapirti. Noi abbiamo sentito il loro piano. Oh, non piangere, Francesca. Noi ti terremo d'occhio. Ok. Dai, non piangere. I mostri di Garten no Ben Ben hanno veramente un piano malefico. Ma noi ti aiuteremo. Ok, diavoletti. Questo è il peluche del nostro cagnolino. Ciao. Appartiene al nostro cagnolino. Guardate. Il nostro cagnolino ama questo peluche. Francesca, mi dispiace, è del nostro cagnolino. È molto geloso delle sue cose. Ok, Francesca, ma noi dobbiamo stare molto attenti. Oh, Francesca, ci dispiace molto. Noi non dobbiamo farlo succedere, non dobbiamo farlo succedere. Fate qualcosa, non voglio che mi rapiscano. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Cosa? Adesso tutti noi, tutti i mostri di Garten no Ben Ben, siamo in bagno. Lo sappiamo. Non entrate. Abbiamo una sfida per Francesca, la vostra fan. Francesca, parla con me. Francesca, devi entrare in bagno. Cosa? Da sola. Nessuno deve accompagnarti. Cosa? Hai 5 minuti di tempo per decidere. Se non entri in bagno, rapiremo Anto e Vinci. Diavoletti, i mostri di Garten no Ben Ben hanno lanciato una sfida a Francesca. Esatto, stanno richiamando Francesca in bagno. Vinci, dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Certo, tutto non ci andrà. Diavoletti, cosa succede? 5 minuti. 5 minuti di tempo! È partito il timer dei mostri di Garten no Ben Ben! Francesca! Hai solo 5 minuti! Hai solo questo tempo! Hai questo tempo per decidere! Ma noi già conosciamo la risposta, Francesca! Non può assolutamente entrare in quel bagno! Vinci! Sono tutti! Il tempo sta scorrendo! Il tempo sta scorrendo! Diavoletti, Francesca deve decidere! Francesca, hai sentito? Se non vado, non vi rivedrò più! Quindi ci vado, anche se ho molta paura! Cosa?
Vuoi entrare? Hai solo 4 minuti, il tempo sta scorrendo, quindi devi decidere in fretta. Diavoletti, il tempo sta scorrendo, il tempo sta scorrendo. Sono proprio i mostri di Garten Nobenben, i nuovi. Diavoletti. Ok, devo entrare in bagno. Diavoletti, ha deciso? Ha deciso. Non possiamo giudicare la sua scelta, quindi vuole entrare in bagno. Sì. Vuole entrare in bagno da sola? Mancano 3 minuti. La decisione deve essere presa. Mancano 3 minuti, aiuto! Voglio andare in bagno. Vuoi entrare in bagno? Sì. Diavoletti, non è che Francesca viene rapita? Ok, io adesso entro. Entro per voi. Entri per noi? Sì. Perché loro sono i miei idoli, quindi devo entrare io. Cosa? Francesca, no! Tu sei la nostra fan, quindi noi non ti lasceremo entrare. No. Devo entrare in quel bagno, assolutamente. Diavoletti, Francesca. Francesca vuole entrare in quel bagno, se no i mostri di Garten Nobenben rapiranno noi e Francesca non vuole questo. Ma noi non vogliamo che tu venga rapita. Esatto, quindi farò molta attenzione. No, nessuno dei tre deve entrare in quel bagno. Quel bagno non può essere aperto. Esatto. Ma devo entrare! Devo entrare in quel bagno! Io arrivo e basta. Dove vai, Francesca? No, torna, dove corri? Non entrare in quel bagno. Francesca, dove vai? Cosa? È entrata in quella porta dove c'è scritto non entrate. Francesca è entrata nel bagno dove ci sono tutti i mostri di Garten Nobenben. Francesca, la porta è bloccata. La porta non può essere più aperta. I mostri di Garten Nobenben l'hanno chiusa a chiave. I mostri di Garten Nobenben hanno rapito Francesca. Francesca! Cosa? Sta gridando aiuto, sentite? Aiuto! Cosa? Vinci! Francesca sta gridando aiuto! Vinci, la porta non si apre, non si apre! Chef Pigster! Cosa? Avviso! 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 Ok, dai, di! Abbiamo rapito Francesca! Se volete rivedere Francesca, la vostra fan, dovete finire il gioco Garten Nobenben. Dovete finirlo tutto. È molto difficile e non ci riuscirete mai. Cosa? Se lo finite, libereremo Francesca. Cosa? Il gioco è sul letto. Diavoletti, avete sentito? Guarda sul letto cosa c'è. Il gioco di Garten Nobenben? C'è il gioco sul letto? Chi ha messo il gioco sul letto? Non lo so, ma quello che so è che dobbiamo giocarci e dobbiamo finirlo. Dobbiamo finire tutto il gioco di Garten Nobenben? Se no Francesca resterà per sempre con i mostri di Garten Nobenben. Oh Francesca, ci manchi molto. Abbiamo perso la nostra fan. Eh sì, diavoletti, la nostra fan era proprio qui. E poi i mostri di Garten Nobenben hanno rapito la nostra fan. Tanto vieni subito qui. Oh no, andiamo a controllare sul letto. Vinci? Chi ha messo questo gioco sul letto? Il gioco dove ci sono i nuovi mostri. Guarda la lumaca. Lo sceriffo. Adesso noi dobbiamo finire tutto questo gioco? Non abbiamo altra scelta. Se vogliamo salvare la nostra fan è quello che dobbiamo fare. Ok Vinci, dobbiamo finire questo gioco. Dobbiamo subito finire questo gioco. Dai, siediti, siediti. Ok. Prendi la tua posizione. Diavoletti, ok. Adesso noi dobbiamo finire questo gioco. Io sono con te. Siamo sicuri? Sì, siamo sicuri. Dai, gioca. Cosa? Oh no, abbiamo iniziato. Adesso succederanno delle cose molto spaventose. Vinci, dobbiamo giocare. Attenzione, perché un mostro di Garten Nobenben potrebbe uscire e potrebbe rapire anche me. Aiuto. Ok. Vinci, dai, gioca, gioca. Okay. Cosa succede? Dove siamo? Non lo so, in una stanza tutta buia. E qui c'è Jumbo Josh, guarda. Oh, lì c'è proprio Jumbo Josh ed è ferito. Diavoletti, prendiamo questa chiave. Prendi questa chiave. Ma perché c'è Jumbo Josh tutto ferito qui e a terra? No. Ok, qui ci sono delle cose, prendile. Jumbo Josh è spiaccicato. Qui? A terra, sì. Sì. Dai, Vinci, vai avanti, vai avanti. Ok, questa è l'unica porta, quindi credo che dobbiamo andare da questa parte. Sì, apri questa porta. Vinci sta aprendo la porta. Ho molta paura. La porta si è aperta. Chi c'è qui? Francesca, sei qui? Francesca, sei nel gioco? Okay. Non ti sentiamo. Dobbiamo andare avanti. Ok. Francesca? Forse Francesca si trova dietro questa porta? Ok.
Diavoletti, dobbiamo trovare Francesca. Dobbiamo finire questo gioco e trovare la nostra fan. Questa è la sfida, ok? Vai sempre avanti. Vinci? Non capisco. Non lo so. Ok, vai avanti. Sì. Dai, sbrigati. Sì. Dobbiamo finire questo gioco. Dai, prendi quelle cose, sono a terra. Diavoletti? Ok. Vinci sta prendendo tutto. Ok, e adesso? Adesso è qui. Si sta aprendo un passaggio? Sì. Ok. Ok. Okay. Cosa hai fatto? Non lo so, adesso andiamo da quella parte perché c'è un passaggio lì. C'è un passaggio? Sì, guarda, proprio qui. Ok. Ok, Vinci sta entrando in una porta segreta. Dai, Vinci? Cosa è successo? Il lì? Tentacolo della medusa Stinger Flynn. Lì c'è il tentacolo della medusa? Sì. Diavoletti, dobbiamo stare molto attenti mentre giochiamo. La medusa scritto... potrebbe uscire. Qui c'è scritto... Il ragno è reale. Cosa significa? Non lo so. Ok, saliamo queste scale. Ok, Vinci. Dai, apri questa porta. Chissà cosa si nasconde qui dietro. Perché non si apre? Forse c'è una chiave. Devi trovare una chiave. Prima questo. Ok, e poi quello. Diavoletti, Vinci doveva cliccare due pulsanti. Ok, ecco Francesca, fatto. Sei qui? Francesca, sei qui? Cosa? Anto, eccoli. Eccoli, sono qui. Oh, i mostri di Garten Nobben Ben. Vinci? Cosa, chi è? Un avviso. Hey, you there. I can see on the cameras. I am so happy to see you. Forse è Babà. Qualcuno ci sta spiando. Wait, can you even hear me? Hello? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Listen, if you can hear what I'm saying, cosa? Wave at any camera. Bamban è qui, Bamban è qui. Ok, ha detto che se l'abbiamo sentito dobbiamo farci vedere dalla telecamera, ok? Vinci, dove sono le telecamere? Ecco, c'è una qui. Siamo qui! Diavoletti? Ci stiamo facendo vedere dalle telecamere. I was looking around into the security room. Vinci? Ma perché Bamban sta parlando? Io ho veramente molta paura. Voglio finire questo gioco. Voglio finire questo gioco. I know why you're here and I can help you, but you've got to get... Diavoletti, noi dobbiamo trovare Francesca. Dobbiamo trovare Francesca. Perché Francesca è proprio nel bagno dei mostri di Garten Nobben Ben. Qui c'era scritto non entrate. E Francesca purtroppo è in questo bagno. Francesca! Ci senti? Ci manchi? Oh no. Perché non risponde più nessuno? Diavoletti, non sta rispondendo nessuno. Oh. Quindi Francesca? I mostri di Garten Nobben Ben hanno rapito Francesca, la nostra fan. E noi dobbiamo finire questo gioco. Dobbiamo finire questo gioco. Sto andando avanti, ma si sta facendo veramente complicato. Stai andando avanti? Sì. È veramente super difficile finire questo gioco. Ok? Oh, the good old Jones. Oh, Bamban sta continuando a parlare? Cosa succede adesso? Si è aperta questa porta, cosa c'è qui? Oh, si è aperta la questa carta. Porta? La carta per aprire un'altra porta. Ok, Vinci, sbrigati, dobbiamo salvare Francesca. Non lo so. Oh, i mostri di Garten Nobben Ben sono lì. Sweet. Ok. Now you can go down to the main. Adesso? Dove vai? Non lo so, in questa stanza. Diavoletti? Oh, lì c'è Nab Nab, il nuovo mostro. E dice, è ok non avere amici? Ed essere infelice come me? No, non è ok. Infatti. È importante avere amici. Beh, qui c'è anche lo sceriffo, quindi ho veramente molta paura. Tratta gli altri come tu vorresti essere trattato. Con rispetto, ok, lo sceriffo è proprio uno sceriffo. Sì, sei saggio. Ok, andiamo. Lì c'è la lumaca? Diavoletti, c'è anche la lumaca? Forse sono lento. Ma sono veloce. Ad aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Ok, slow Celine. Che ansia, che ansia. Apriamo. Apriamo la porta. Chi c'è qui dietro? Forse Francesca. Francesca, sei qui dentro nel gioco? Cosa? Ok, Anto, questa stanza mi fa davvero paura. Diavoletti, questa stanza Guarda, è veramente paurosa. Ci sono degli scaffali lunghissimi. Oh, su questo tetto mi immagino proprio un mostro. Vinci? Ok, andiamo avanti. Non è che qui dentro si nasconde Francesca? Francesca, sei fra questi corridoi? Francesca, sei qui? Forse Francesca si nasconde fra questi scaffali. Dov'è Francesca? Dov'è Francesca? Ok. Avanziamo.
Andiamo sempre avanti, Vinci, andiamo sempre avanti. Dobbiamo finire questo gioco, se no non rivedremo mai più la nostra fan. Ok, andiamo avanti. Cosa? Lì c'è Jumbo Josh e lì c'è Bambalena. Eh sì, e sono dei costruttori. Ok, dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Cosa c'è qui? Vai sempre avanti, vai sempre avanti. Ok. Dobbiamo cliccare questi pulsanti? Esatto. Ok, cliccali tutti, cliccali tutti. Ecco fatto. Adesso il terzo. Cosa? Hai rotto il vetro? Ok, clicchiamo l'ultimo pulsante. Ok, e adesso? Hai cliccato l'ultimo pulsante. E adesso? Vinci, la si porta è aperta... giù. Si è aperta una porta? Sì, giù. Dove? Qui. Eccola. Nab Nab. Ok. Nab Nab ci ha spaventati. Vinci, dobbiamo finire questo gioco. La nostra fan è in pericolo. Ok. Questa è una carta. Una carta? Mm-hmm. L'hai presa? Sì, l'ho presa. Ok, scappa. Vinci, cosa succede? Nab Nab! Avete visto Nab Nab? È proprio sceso dal tetto. Ok, sì, continua, continua. Nab Nab è un ragno. Cosa Nab Nab? Corri, Vinci, corri! Nab Nab è dietro di te, corri! Oh no, veramente molta ansia. Ok, devi scappare, devi scappare. Sì, sto scappando. Ok, segui queste frecce. Oh no. Ok, diavoletti, Vinci deve seguire le frecce blu, quelle di Nab Nab. Esatto, perché queste rosa sono sbagliate. Le rosa sono sbagliate. Oh no. No. Segui quelle blu, segui quelle blu. Ok, okay. Questa blu, questa blu. Ok, dobbiamo subito. Esci! Ok. Cosa? E adesso? È andato via. Nab Nab è andato via? Sì. Ok. Oh, siamo al sicuro ora. Diavoletti, c'era proprio Nab Nab. Oh. Nab Nab era qui con noi. È stato uno spavento incredibile. Ok, lo sceriffo. Ciao, sceriffo. Oh, Nab Nab. Abbiamo visto proprio Nab Nab nella vita reale. Oh, cosa fai? Stai aprendo una porta? Vinci? Cosa c'è qui? Devi scappare? Diavoletti, cosa succede? C'è qualcuno in questa stanza. C'è qualcuno? Sì, noi ci siamo nascosti. Bam bam, bam. Cosa ci fa qui, bam bam? Cosa? Bam bam? Che paura. Oh, come aiuto, on. Aiuto! C'è Bamban, c'è Bamban qui con noi! Bamban? Fai veramente molta paura! Oh no, che ansia, che ansia! Cosa? Adesso, dove ci sta portando Bamban? Forse ci sta portando da Francesca? Sì, di certo ci stiamo avvicinando sempre di più a Francesca. Diavoletti. Anto, noi dobbiamo finire. Siamo appena andati in un ospedale. In un ospedale? E se Francesca si trovasse su una di queste barrelle? Francesca, oh no. Francesca, oh dove no. sei? I mostri di Garten Obenben, dove hanno portato Francesca? Noi dobbiamo finire questo gioco, dobbiamo finire questo gioco. Clicchiamo questo pulsante. Vai, clicca, Vinci, clicca. Ha cliccato il pulsante. E adesso? Ok. Cosa sono queste X? Sì, dobbiamo rompere questo vetro e per farlo dobbiamo rimandare il nostro drone da quell'altra parte. Ok. In questo modo. Aspetta. Cosa? E adesso dobbiamo portarlo da questa parte. Non capisco. Devi rompere questo vetro? Sì. Ok. Ok. Ecco. Oh, Vinci, meno male che ci sei tu adesso. Ok. Adesso devi cliccare questo pulsante? Ok, vai, clicca, clicca. Ecco fatto. E adesso? Cosa succede? Si sono accese le luci. Si sono accese le luci? Sì. E adesso cosa devi fare? Francesca, sei nel gioco! Prendi quella chiave. Sarà molto utile. Ok, sbrigati. Sì, aspetta. Ok, apri qui, apri qui. Adesso? Adesso cosa succede?
Secondo me dobbiamo aspettare qualcosa qui. Dobbiamo aspettare qualcosa? Sì. Diavoletti, cosa? Un ascensore. Un ascensore? Dove ci porterà? Da Francesca? Vinci? Okay. Le porte si sono aperte. Entriamo. Entriamo. Clicchiamo il pulsante dell'ascensore. Dai, dobbiamo salire, dobbiamo salire. Oh no. Le porte si stanno chiudendo. Ok, diavoletti. Dove stiamo andando? Guarda, lì c'è una porta. E se da lì sbucasse fuori un mostro? Diavoletti, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo salvare Francesca. Guarda questo ascensore. Questo ascensore fa veramente molta paura. Sì. L'ascensore sale, l'ascensore sale. Cosa? Dove ci ha portati? E adesso? Dove siamo? Vinci? Cosa? Qui c'è Jumbo Josh? Jumbo Josh, guardate la sua mano super gigante. Aiuto, aiuto, cosa? Aiuto, sono in questo gioco, non so come uscire. Francesca, aiuto, cosa? Aiutatemi. Francesca, cosa? Francesca, oh, Francesca, no. Jumbo Josh ha preso Francesca. Ok, ridacci Francesca. Vinci, cosa? Non ci fa passare, Jumbo Josh, non ci fa passare. No. Diavoletti, avete visto Francesca? Era nel gioco. Si trovava proprio vicino a Jumbo Josh. Ok. No, no, da questa parte non possiamo andare. C'è scritto proprio qui, guarda. Dove c'è scritto? C'è scritto che non si può andare. Ok. Diavoletti, andiamo avanti. Cosa? Cosa hai visto? Qui qualcuno è in grave condizioni. Chi è? Non lo so. Apriamo le stanze. Ok, cosa succede? Cosa succede? Perché siamo in una sala operatoria? Non lo so. E lì c'è qualcuno che si sta operando. Chi è? Captain Fiddles! Sì, ma aspetta, perché qui c'è qualcosa sotto, non è Captain Fiddles. Qui ci sono tantissimi Captain Fiddles di tantissimi colori. Wow, c'è anche Captain Fiddles di colore rosa. Sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, ci sono tantissime barrelle, quindi qui sta succedendo qualcosa di... Aspetta, Captain Fiddles rosso. Captain Fiddles di colore rosso? Fammi vedere. Oh, wow! Ed è in grave condizioni. E guarda qui, ci sono tantissime barrelle. C'è una pila di barrelle. Okay. Ok, corri Vinci, scappa da qui. Apriamo questa. Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. Ci sono tantissimi Captain Fiddles qui. Ok. Un Captain Fiddles del tuo colore preferito si giallo. Sta operando. Ciao. Ciao. Diavoletti, dobbiamo stare molto attenti. Ecco, ecco, guarda. Captain Fiddles di tutti i colori, sì. Rosso, giallo, verde, tutti i colori. Tutti i colori. Anto, guarda qui, c'è una siringa. Una siringa? Ok, ho capito tutto. Qui, guarda, guarda qui. La macchina ha bisogno di un liquido speciale. Ok, Vinci, sbrigati. E il liquido speciale possiamo prenderlo con questa siringa da tutti i Captain Fiddles colorati. Ok. Ok, dai. Partiamo da questo giallo, il tuo colore preferito. Quindi dobbiamo prendere il colore a tutti i Captain Fiddles? Esatto, passiamo al rosso, guarda. Abbiamo preso il colore del mostro rosso? Ok, adesso mancano gli altri mostri. Sì, ce ne sono di tantissimi colori. Quello rosa. Ok, anche quello rosa. Diavoletti, passiamo, stiamo prendendo tutti i colori. Questo verde scuro? Ok, hai preso anche questo verde. Adesso in questa porta si nasconde... Un altro? Sì, credo. Oppure si nasconde Jumbo Josh Mega Gigant. Cosa? Un altro, Vinci, un altro! Aspetta, perché questo sembra essere in ottime condizioni e potrebbe rapir... No, non ha un occhio. Non è in ottime condizioni. Vai, prendi il colore. Ok, scappiamo. Abbiamo preso arancione. E adesso? Adesso dove dobbiamo andare? Adesso andiamo ad inserire tutti i liquidi. Dobbiamo inserire tutti i liquidi? Sì, di tutti i mostri colorati. Cosa? Vedi? Guarda. Oh, si sta riempendo? Wow, diavoletti. Si sta riempendo? Aspetta. Aspetta. Diavoletti, non capisco. Io voglio solo rivedere la nostra fan. Anche tu, Vinci? Sì, ma adesso l'ultimo liquido è proprio qui. Quindi dobbiamo attuare un piano. E ho in mente qualcosa. Cosa fai? Diavoletti, cosa sta per fare, Vinci? Restate con me perché ho veramente molta... paura. Lo so, cosa mi dispiace, ma è solo per prendere il tuo liquido. Hai preso il liquido del mostro verde? Sì, quello gigante. Di Jumbo Josh? Ok, adesso possiamo procedere.
ok? Corri, vai avanti, vai avanti. Corri, Vinci, corri. Sì. Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci. Ok. Cosa? Si è aperta una porta? Oh, qui c'è... Cosa? Ok, prendiamo. Sono dei fuochi d'artificio? Sì. Dove si devono inserire? Qui. Cosa? Non capisco. Con questo cannone. Cosa? Cosa fai? Oh, hai inserito i fuochi d'artificio in questo cannone? Guarda, per far scappare. Oh, hai fatto scappare Jumbo Josh gigante? Che ne dici, entriamo in questa stanza, potrebbe esserci Francesca? Perché Francesca è nel gioco. Eh sì, diavoletti, Francesca, la nostra fan, è proprio nel gioco. È quello che sto cercando di fare, sto andando a cercare Francesca. Cerca Francesca, cerca Francesca. Forse si trova su qualche barrella. Diavoletti, se vedete Francesca, avvisateci. Ok, qui c'è il mostro arancione. Dove sono? Finite questo gioco, sono qui dentro. Cosa? Sono qui dentro, finite questo gioco. Cosa? Sono qui dentro. Cosa, Francesca? Ok. Francesca era proprio qui, vicino al mostro arancione. Vicino al mostro senza occhio. Ok. Bene, andiamo avanti. Vinci, andiamo avanti, dobbiamo finire questo gioco, l'ha detto anche Francesca. Sì, andiamo da questa parte. Francesca ha detto di finire questo gioco, quindi dobbiamo finire questo gioco e basta. Ok, qui c'era Jumbo Josh, che ne dici, entriamo? Sì, entra. Cosa? Che cos'è? Un cappellino? Prendiamolo. Ok, abbiamo preso questo cappellino. Vai avanti, Vinci, vai avanti. Ok, stiamo andando sempre avanti, sempre avanti. Dai, corri, corri, corri. E adesso? Da questa parte? Sì. Le porte si aprono sempre. Una chiave. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dobbiamo finire questo gioco per salvare Francesca. Corri, corri. Dai, sbrigati, Vinci, sbrigati. Ok. Vinci ha aperto un'altra porta, un'altra porta. E adesso? Andiamo avanti. Andiamo sempre avanti. Vinci, che c'è? Non lo so, sento un'aria molto spaventosa qui. Chi c'è qui? Vinci, attenzione. Siamo in una stanza tutta buia. Io voglio solo finire questo gioco. Chi è questo mostro? Non capisco, diavoletti. Guarda, chi è questo? Guarda questo mostro super gigante. Vinci, noi dobbiamo solo salvare Francesca. Scappa. Si sta avvicinando. Vinci, si sta avvicinando. Sbrigati. Potrebbe mangiarci. Dai, scappa, scappa. Ok, meno male, siamo scappati. Oh, no, qui è dove abbiamo iniziato, ma guarda, Jumbo Josh non è più spiaccicato. Jumbo Josh? Sì, vi ricordate? È andato via? Ok, allontaniamoci da qui, ecco, queste sono le tracce di Jumbo Josh. Le tracce verdi di Jumbo sì, Josh? Sì, perché si è alzato ed è andato da questa parte. Vinci, okay, dove ti sta portando? Okay, ma questo mostro mi spaventa, questo mostro mi spaventa. Ok, vai sempre avanti, attenzione a non farti mangiare. Diavoletti, dobbiamo salvare la nostra fan e basta. Okay. Qui ci sono altri pulsanti da cliccare. Dai, cliccali tutti, cliccali tutti. Oh, cosa? Cosa? Ok. Ci sono tantissimi pulsanti da cliccare. Sì, ci sono tantissimi pulsanti. Oh, ho veramente molta paura. Dobbiamo sbrigarci, Francesca. La nostra fan si trova in questo gioco. E potrebbe restarci per sempre. Se noi non finissimo il gioco. Ok, sbrigati, Vinci. Dobbiamo cliccare tutti i pulsanti. Ok. E adesso? Dove devi andare? Si è aperta una porta? Ok. Vai avanti. Vinci, vai sempre avanti. Ok. Ok. Attenzione, attenzione. Qui potrebbe uscire qualcuno. Sì, potrebbe uscire un mostro. Ok. Sbrigati, sbrigati. Diavoletti, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci. Saltiamo. Vinci. Dobbiamo fare molta attenzione. Francesca è ancora in bagno. Cioè...
è bloccata nel gioco. Cosa? Gli occhi della lumaca nuova di Garten No Ben Ben. Sì, qui c'è la lumaca di Garten No Ben Ben. Che ansia. Bene, andiamo avanti. Vai sempre avanti, vai sempre avanti. Qui ci sono 3 pulsanti da cliccare. Clicchiamo il primo. Ok, clicca il primo, Vinci, clicca il primo. Quanti pulsanti? Sì, ci sono tantissimi pulsanti. Dai, cliccali tutti. Ok, diavoletti, adesso ci sono 3 pulsanti da cliccare. 3 pulsanti da cliccare. Vai, primo. Ecco fatto. Il secondo. Adesso cosa succederà quando cliccherà tutti i pulsanti? Terzo. Ed ultimo. Cosa? Chi c'è qui dentro? Vinci, che c'è? Non lo so. Eh? Chi vedi? Chi c'è? Io non vedo nessuno. Vinci! Cosa? Opi la Bird è dietro di te! Lì c'è Bambalena? Bambalena? Dobbiamo seguire Bambalena! Cosa? Lì c'è Bambalena? Sì, dobbiamo seguire Bambalena. Cosa, Bambalena? Diavoletti, dobbiamo seguire Bambalena! Perché dietro di noi c'è... Opi la Bird! Sì, c'è Opi la Bird. Chiudiamo la porta! Ok. Meno male, hai chiuso la porta. Ma... adesso dove ci troviamo? Non lo so, dobbiamo seguire... Bambalena ci ha salvati? E ha detto che noi siamo un nuovo studente, siamo in ritardo? Cosa? Siamo nella classe di Bambalena? E questi sono gli studenti, birilli? Cosa? E annaffiatori? Sono degli studenti? Ok. Ha detto che dobbiamo sederci, così può iniziare. Dai, siediti. No, non mi siedo. Chi ha detto di sederti? Ok, si sta arrabbiando. Dai, diavoletti, abbiamo iniziato la lezione con Bambalena. Matematica. Ok, diavoletti, abbiamo iniziato la lezione con Bambalena. Bambalena fa veramente molta paura. I am so excited. Aiuto, Bambalena. Let's revise some of the basics. What is 6, 8, 7? Cosa? 4, 1, 2, 3, adesso dobbiamo rispondere alle domande. Che cos'è 6, 8, 4, 1, 2, 3 più? Clicchiamo questo. 7, 8, 5, 0, 6. Ok, corretto? Corretto! Ok, Vinci, continuiamo la lezione. Noi dobbiamo finire questo gioco e Bambalena ci sta distraendo. Stai continuando a fare lezione con Bambalena? Sì. Sta facendo tantissime domande. Bambalena sta facendo tantissime domande a Vinci. Vinci sta rispondendo sempre bene, corretto? Vinci, devi rispondere sempre bene a Bambalena, ok? Francesca, ci manchi molto, ci manchi molto. Francesca, la nostra fan, era proprio qui. Ah, e se non lo sapete, io ho le unghie dei mostri di Garten No Ben Ben. Guardate, qui c'è Opila, Jumbo George, Captain Fiddles. Qui c'è Bambam. Qui c'è la Medusa. E qui c'è Bambam gigante, guardate. Vi piacciono le unghie dei mostri di Garten No Ben Ben? Commentate qui sotto, sì o no? Ma adesso basta pensare alle unghie. Vinci sta continuando a fare la lezione. Vinci sta continuando a fare la lezione con Bambalena. Sta continuando a fare domande. Sì, Bambalena sta continuando a fare domande a Vinci. E guardate, adesso è proprio vicino. Bambalena... che paura! Ok. Ha sentito un rumore. Cosa? Non dobbiamo muoverci perché adesso sta Bambalena andando... ha sentito un rumore? E sta andando a controllare. Bambalena, dove vai? Sta andando a controllare. Oh, che paura. Bambalena, dove sta andando? Vinci, secondo me dobbiamo devi scappare. Scappare. Diavoletti, dobbiamo scappare da qui. Dobbiamo scappare da oh, qui. Oh no, dobbiamo sbrigarci. Sbrigati, Vinci, sbrigati! Oh, oppure no. Bambalena potrebbe venire qui e potrebbe... Tanto. Eliminarti. Vinci, sbrigati. Ok, hai cliccato il pulsante. Adesso apri questa porta e scappa. Scappa! Bambalena potrebbe essere dietro di te. Ok. Ok, hai chiuso la porta. Sì. Ok. Vai avanti. Vai avanti. No! Siamo scappati da quella classe. Vinci? Chi sono? Tantissimi Opi la Bird in miniatura. Sono i cuccioli di Opi la Bird. E sono in un parco pieno di alberi colorati. Vinci, devi acchiapparli tutti. Devi subito acchiapparli. Le luci si spengono e si accendono. Ok, prendilo Vinci, prendilo. Ecco. Ok.
Hai messo il primo cucciolo proprio qui? Sì. Sono i cuccioli di Opila Bird. Vinci, prendi il secondo cucciolo, prendi il secondo cucciolo. Preso! Dai. Diavoletti, abbiamo preso un altro cucciolo. Oh, che ansia. E se all'improvviso apparisse Opila Bird? Oh, potrebbe arrabbiarsi moltissimo perché noi stiamo prendendo i suoi cuccioli, ma li stiamo mettendo solamente a letto. Ecco. Ok. Hai messo il secondo cucciolo, fammi vedere. Sì, ma il problema è che ne sono molti di più. Oh, Vinci sta prendendo tutti i cuccioli. Dai Vinci, sbrigati, sbrigati. Voglio salvare la nostra fan, dai. Ok. Cosa? Dove sono? Ok, ti manca l'ultimo? Mm-hmm. Diavoletti, dobbiamo sbrigarci perché vogliamo salvare Francesca. È proprio qui. Dov'è l'ultimo cucciolo? Oh, eccolo! Prendilo! Ok, l'hai preso. Bene. Dai, portalo subito. Portalo subito dagli altri cuccioli. Dai, diavoletti. Quasi fatto, quasi fatto. Ok. Ok, tutti i cuccioli sono proprio qui, guardate. Che carini. Eh sì, sono tutti qui. Sono proprio tutti qui. Che ansia, sono tutti qui dentro. Ma adesso cosa dobbiamo fare? Non lo so, lì c'era una porta, adesso l'apriamo. Vuoi aprire quella porta? Vinci, attenzione. Sì, dai, cosa c'è di più semplice? Qui c'è la chiave e qui c'è la porta. Cosa potrebbe mai succedere? Vinci, chi c'è qui? Opila? Vinci, attenzione! C'è Opila! Attenzione, devi scappare! Ok, diavoletti. Vinci deve scappare, Vinci deve scappare! Cosa? Opila dove sta andando? Guardate! Ok, scappiamo. Opila Bird è distratto, Opila Bird è distratto. Noi dobbiamo scappare da quella porta che abbiamo aperto. Devi scappare, Vinci, devi scappare! Scappa! Cosa? Lì c'è la lumaca. Vinci, avvicinati. Vinci, avvicinati. Sì. Ok, cerchiamo di avvicinarci. Cosa? Cosa vuole la lumaca? Vinci? Hello? Cosa sta facendo con gli occhi? Vinci, allontanati un po', allontanati un po'. Sì, mi sembra proprio il caso. Ok, Vinci, fermati un attimo, fermati. Perché la lumaca ci sta seguendo? Non capisco. Diavoletti? Where are you hiding? Vinci, perché la lumaca si sta comportando in questo modo? Oh, sta controllando nelle porte. Devi scappare dalla lumaca. Sbrigati! Cosa? Stiamo scappando? Vinci, entra in questa porta. Entra in questa porta. Aspetta. Di nuovo? La lumaca si sta avvicinando. Vinci, entra in questa porta. Vinci, entra! Dove siamo tutti al buio? Bravi, avete finito il gioco. Cosa? Abbiamo finito il gioco? È stata una missione molto dura. Diavoletti, Chef Pigster ha detto che abbiamo finito la nostra missione. Oh no. Oh, adesso dov'è Francesca? Francesca? Francesca, dove sei? Francesca? Diavoletti? Francesca! Tutto bene? Chiudi la porta! Non entreremo mai più in questo bagno. Cosa è successo? Noi abbiamo giocato al gioco di Garten non ben ben. Ero nel gioco! Sì, eri nel gioco! Diavoletti, abbiamo salvato la nostra fan! Finalmente non sono più in quel gioco. Adesso voglio bene ancora di più ai miei idoli.